Io mi ricordo, per esempio, appunto proprio l'esperienza personale di mio fratello che appunto ai tempi mi ha regalato Shuriken 2, proprio per restare in tema. Cioè, mio fratello mi ha regalato Shuriken 2 perché lui non ci sapeva giocare, cioè si annoiava addirittura. Mentre io invece, che comunque ero fissato con i vari Final Fantasy, con tutti i giochi comunque del genere, la prima volta che l'ho giocato me ne sono innamorato. E infatti a mio fratello gli ho detto sei un coglione perché non capisci nulla. E no, sto scherzando. No, no, gliel'ho detto perché ero piccolo, non utilizzavo brutte parole, però comunque sia, era una cosa che gli avrei sicuramente detto se fosse stato adesso praticamente. Cioè se fosse stato tipo nei termini moderni gli avrei detto tu non capisci un cazzo. Anche perché poi è diventato uno dei miei giochi preferiti, Shuikoden. Soprattutto il 2. Della luce, dobbiamo essere vicini all'uscita. A un'uscita. Dove condurrà questo passaggio? Indaghiamo. Ebbè, per forza. No. Ah, siamo nei bassi fondi del settore 7. Ora ci sono Eris e Cloud qui che passeggiano. Anzi, del settore 5 in realtà. Anche la musica un pochettino. Dove siamo? Cosa? Sono delle specie di rovine. Una fortezza, suppongo. Eccoli là. Sì, vabbè, ma io praticamente anche io, cioè io tutti quelli che sono riuscito a recuperare, tutti quelli che sono riuscito a giocare, li ho giocati a rotta di collo proprio. Alt, chi osa violare il suolo sacro del castello del possente generale Kogen? Scusate, voi chi sareste? Cosa? L'ho chiesto prima io. Già, chi siete voi? Albert Munchausen III. Stiamo umili. Stiamo umili, cerchiamo di essere umili. Io sono Nowa, della guardia. Eh? La guardia? Non promette bene. Non importa, non potete darci ordini. Molto presto il generale Kogen si autoproclamerà sovrano di queste terre e voi non potrete farci nulla. Jutus, magari non esagerare con. Siamo il fedele esercito del generale e se voi briganti volete il castello dovete prima sconfiggere noi. Tutti e tre li combatto? Se non opporrete resistenza potremo parlare tranquillamente. Oh, non mi fate paura. Se fate parte della guardia, allora non abbassate la guardia, perché verremo a distruggervi. O moriremo. Ah no. Ah ah ah. Oh, moriremo. Preparatevi, arrivano i problemi. Dobbiamo stringere i denti. Esatto, boss fight. Bella, mi piace sta cosa. Non so chi vi credete di essere, ma vi annienterò con la mia palla di ferro. Oddio, avevo letto le mie palle di ferro. Non vi permetterò di fare del male al generale né al mio amico Zabi. Ok, sembra non esserci meccanica speciale qui, effettivamente. Allora, io ho paura che Zabi sia quello più pericoloso messo là sopra, che. Quindi io mi concentrerei su di lui. Anzi, con lui carica. Con lei aumentiamo la difesa magica. Parete incendiata che sarebbe il parente di muro di fuoco. quello lo protegge. Si ci mette davanti e lo protegge. Vedi? Lo protegge.
Ok, non mi sembrano troppo... E curiamo lei. Ovviamente. Madonna mia. C'è 147 io tolto. Quello sto utilizzando la tecnica. Posso interrompere in qualche modo, no, vero? Quello lo cura, giustamente. Minchia. È in ginocchio, Gar. Non ci stanno facilitando le cose. Tu stai serena, che ora qua ci penso io. Tu stai tranquilla. Non ti fare problemi. Che ora con lei facciamo una bella... Ecco qua, curiamo tutti. Tu ti recuperi... gli MP. Minchia, meno male. Così. Allora, lenti runiche. Allora, lui dobbiamo buttarlo giù. Tu fai carica. Tu curi ancora lui. Giustamente quello lo cura, ma io bene o male glielo levo subito, gli HP, quindi va bene. È facile lanciare le palle a Francesca, vero? Se la cavano meglio di quanto pensassi. Da chi cominciamo? Ancora hanno tutti gli HP bianchi, tra l'altro, quindi vuol dire che ancora sono messi bene come la vita. Minchia. Allora, andiamo ad ammazzare per primo lo scudo sacro qua. Tanto quello cura 40, io gli levo molto di più, quindi sti cazzi. Ho perso la difesa con lo scudo. Break. Vedi, non ha difesa ora, perché gli hanno spezzato lo scudo. Critico.
Ok, è in ginocchio. Ah, infatti ha gli HP gialli. Buono. Ole. Scusi, generale. Jutus, no. Oh, me la pagherai per questo. Zabi, uso il marchingegno. Non il marchingegno. Siamo sicuri che funzionerà? Ecco, ora mi sa che c'è la gimmick fight. Ora subentra la gimmick. Eccala. Vi presento la nostra arma super segreta. Vi appiattirà più del deretano di una nonna. Spero che vi piaccia soffrire. Ma che... Ah, forse posso spostare la leva e lo faccio cadere su di loro. È una sorta di gru. Si mette male. Vedi, cambia posizione, caduta rocce. Sì, immaginavo una roba simile. Va bene, a questo punto andiamo su Zaghi. Tanto l'arciere attacca prima di tutti, quindi posso spostare subito il coso. Bisogna vedere se anche loro però lo sposteranno dopo, perché sarà interessante. Qui cambiamo la roccia. Esatto. Perché lui ora attacca per ultimo, quindi se lui ha deciso di spostare la cosa... Ah no, però ho fatto la tecnica, è vero, non ci avevo pensato. Quindi, sbadabum! Ehi, non vale! Non dovresti usare la nostra arma segreta contro di noi. Credo che ci abbiano beccati. Esatto. Quindi ora loro probabilmente potrebbero giocare sul fattore di cambiare la posizione. Allora, sì, ce l'ha un po' di Octopath. Ecco, vedi, perché ora potrebbero anche decidere di spostare la cosa. Ecco, vedi? Lui l'ha spostata. Quindi in realtà non mi conviene a me spostarla per prima, perché ora mi cado addosso.
Mi conviene aspettare che siano loro a spostarla. Bacame. State facendo attenzione a chi va per primo? Esatto, perché devi guardare la barra dei personaggi. Quindi se lui aziona la leva, io o con Gar o con Francesca devo girare la leva. Quindi non prima, perché altrimenti la prendo io nelle chiappette. Quindi tu puoi continuare ad attaccare. Ecco, con Gar. Ah, però minchia, non me lo fa fare ora l'espediente. Oddio, però prima me lo faceva fare, eh? Ah no, vedi, neanche con lui me lo fa fare. E allora niente, aspetteremo. Niente, aspetteremo, non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Tedeschi. Non lo so curare. Minchia quanto gli ho tolto. Ok, è in ginocchio. Ok, facciamo fuori anche lui. Allora, c'è Kuroko, Kuroto lì che ha, lo curiamo. Tedeschi. Madonna, critico. Critico doppio. Madonna, poverino. Olè, e anche lui a terra. Quello è stato breccato. E noi ti facciamo. Ok. Cosa stanno sviluppando? I creatori di Wild Arms. No, effettivamente non sono a conoscenza di altri progetti. Madonna, 150. Quindi questo fa un botto di danni, fa. Ok, ha gli HP gialli. Espediente. Ah, aspetta. Quindi vuol dire che lui attiva l'espediente. E allora devo fare così. Che lo ammazzo prima. Esatto. Ok, l'ho letta bene stavolta.
Stavolta l'ho letta bene. Va bene, possiamo procedere con l'attacco. Tanto ormai non credo che abbia... infatti. Immaginavo. Madonna quanta esperienza mi ha dato. Man, che peccato, a livello 14 si sbloccava l'altra runa per coso. Vabbè, faremo esperienza random. Maledetti vigliacchi. Perché dovete rendere tutto difficile? Siete stati voi a causare problemi al villaggio di Altverde? No, no. Non avevamo scelta. Se non avessimo rubato le verdure e la cacciagione, come avremmo sfamato tutti loro? La salveremo, generale Kogen. Lasciate in pace il generale. Ok, cosa? Beh, questo complica le cose. Ma non spiego comunque perché abbiate attaccato il mercante. Non lo abbiamo fatto. Il generale non farebbe mai una cosa simile. Lo hanno detto gli abitanti di Altverden. Deve essere stato qualcun altro. Qualche mese fa vivevamo al confine con l'impero e dei furfanti ci hanno attaccati e messi alle strette. Così ci siamo rifugiati qui. E mi sa che sono gli amici di Yusuke. Guarda che ci penso, loro non sono vestiti di rosa e non hanno dei cappucci. Dei cappucci? Quelli sono gli uomini che ci hanno scacciati. Il generale Kogen odia i cappucci, ma l'uomo che ci ha attaccati lo indossava. Fantastico, abbiamo scovato i banditi sbagliati. Voglio dire, rubare è sbagliato, ma hanno tante bocche da sfamare. Ora loro si uniscono a noi. Fate di me ciò che volete, ma risparmiate gli altri. Generale, no! Prendete me piuttosto. O me. Così sia. No, non dico nulla. Oh, fantastico. Vi ho inviati a risolvere un problema e invece ora si sono moltiplicati. Ma sono stati scacciati dal loro villaggio. Il generale Kogen ha rubato solo per aiutare la sua gente. Non possiamo condividere un po' delle nostre provviste per aiutare lui e gli altri sfollati? Minchia. Di tutte le cose in cui potevi impicciarti... Ah, mi beccherò una bella strigliata dalla sua signoria per questo. Prima di tutto, questo Kogen, che sia un generale o meno, finirà dritto in cella per il momento. Sua signoria? È quella ragazza che abbiamo incontrato al villaggio di Arenside, vero? È davvero così spaventosa? No, ma un debole per le storie come questa. Si lascerebbe impietosire, mi darebbe dell'insensibile e mi obbligherebbe a fare qualcosa in proposito. Perciò va bene, avete vinto. Invierò una squadra di soccorso alle rovine. Nel frattempo il generale dovrà rispondere dei suoi crimini contro le verdure, capito? Grazie, Ymir. Scusaci per la seccatura. Lo so che non siete realmente dispiaciuti. Lui è palesemente Shu comunque, ha anche la mano in tasca come Shu. Proprio palese è lui, proprio è palesemente lui. No, amico mio, cugino mio. Mio padre. Non so come ringraziarti per esserti preso cura della mia gente. Grazie cugino, grazie, grazie. Ok, vacci piano campione. Nova sta solo facendo il suo dovere. E grazie a te cugina Lian, grazie, grazie. Siamo lieti di esserti stati d'aiuto.
hai punito Kogen e la sua banda. Vedi l'obiettivo, l'obiettivo. Allora, effettivamente... Runa del vento? Me l'hanno data loro, possibilmente, vero? Perché non ce l'avevo prima. Ciao, Ale! Non ce l'avevo. Esisteva anche il Kickstarter. Sti progetti Kickstarter... Dobbiamo renderli più... più appetibili. Ok, allora io penso che ora il fatto che io possa viaggiare liberamente, secondo me, implica il fatto che c'è qualche personaggio che devo scovare. Ah, sì che c'è qualcuno. L'ho sgamato. Gigina, eh? Vuoi che mi unisca a voi? Sei lungimirante, fratello, molto lungimirante. Mi chiamo Gigina, sono il più potente di tutti i guerrieri bestia e coloro che mi conoscono meglio mi chiamano Leone di Pietra. Il mio obiettivo è quello di diventare sempre più forte, così da potermi unire ai più duri in assoluto. Sei un leone, non ho mai visto nessuno così forte. Con me e te nella stessa squadra, l'unico limite è il cielo della forza. Ecco, io e te nella stessa squadra. Ah, hai visto? Reclutato. Reclutata. Vedi, mi parlava, a me parlava il cuore, io l'ho detto. Mi parlava il cuore che c'era qualche personaggio da andare a reclutare. Va bene. Ok, abbiamo fatto il reclutamento, quindi ora possiamo tornare qui. Nova! Eh? Che diavolo fai, Lian? Non fare il finto tonto, ho sentito dire che torni a casa. Come puoi fare una cosa simile? Avevi giurato che saremmo diventati leggende della guardia insieme. A casa? Chi l'ha detto? Gar e Ymir, li ho sentiti. Beh, è una novità anche per me. Forse ci devo andare per missione? Lian salta subito alle conclusioni, come sempre. Cosa? Davvero? Io? Noah non se ne va per sempre, ma solo per una missione. Ecco, Ymir può spiegarti i dettagli. Bene così, un'altra avventura, devo diventare più forte. Bello però che ci siano i personaggi che si intromettono nonostante siano reclutati da poco. Ecco, vedi, posso fare il party. Ah, devo mettere Gar necessariamente? Vabbè, Gar lo mettiamo qua nel convoglio. Nella riserva, perché così posso livellare loro. Ecco, vedi, le riserve servono proprio per questo. Perché, vedi, ci sono i personaggi obbligati per le missioni e tu, siccome te li devi portare per forza, li inserisci nelle riserve. Così, diciamo, li puoi tenere, però al tempo stesso puoi tenere anche altri personaggi se devi livellarli o no. Vedi, requisiti, membri necessari. Noah, Gar e Lian. Quindi le riserve non funzionano come immaginavo io. È semplicemente un modo più carino di dirti devi portarti sti personaggi, però se non vuoi usarli per un motivo o per un altro te li metti in riserva e utilizzi altri PG. Cioè, fondamentalmente è questo. Quindi soltanto il personaggio aiuto sarà quello che dovrò attenzionare con un po' più di particolare, perché sarà quello che poi mi permetterà di migliorare l'esperienza complessiva del party. Va bene. Basta saperlo, alla fine uno si regola. Ok. A questo punto, allora, depositiamo qualche cos'altro, perché ho 20 su 30. Runa del finto a fondo, consente l'utilizzo del finto a fondo. Danni da perforazione a un nemico, alta probabilità di stordirlo. Poi, runa della perforazione d'armatura. Ok, vabbè, sì, questa è la stessa che ha cosa.
Runa della magia, che aumenta la magia, ma per il momento sti cazzi. Questa runa HP aumenta HP del 15%, è ottima, ma per il momento sti cazzi. E poi qua runa resistenza del veleno, la mettiamo sempre qui, nel... allora, frammento ritorno, me ne è rimasto uno solo, quindi devo andarmi a comprare... Sì, devo andarmi a comprare il frammento della runa ritorno. Allora, le erbe curative sono a stack da 6, se non sbaglio, giusto? Sì, sono a stack da 6. Quindi 6 per 5, 30. E che le erbe curative già stanno diventando un po' inutili, perché col fatto che possiedo comunque già più di 100 HP, recuperarne 40 a botta ormai sta diventando praticamente inutile. Quindi le erbe curative, ecco, mi servirebbero adesso le erbe curative di qualità, in teoria. O gli incensi curativi, che sono comunque 60 però per tutto il party. Vedi, medicina del risveglio è anche a 2 a 2, quindi anche queste dovrei toglierle effettivamente un paio. Va bene, ok. Ah, posso vendere, meglio. Allora, vendiamo. No, 4. Perché 4 non vuol dire 4 stack, vuol dire proprio 4 come unità. Quindi posso venderne 25 in realtà, volendo anche. Così me ne restano solo 20. Ah no, aspetta. Perché 10? Ah giusto, perché ne avevo 35, sì giusto. E allora fai così. Ne vendo altre 4. Così me ne restano 6. E siamo a posto. Erba di qualità va bene. Questa ci sta. Incenso curativo. Ecco, medicina del risveglio 9. Sono un po' troppe, però queste qua non le vendo. Ma le immagazzino. Me ne tengo 4. Quindi 2 stack da 2. Ecco, l'erba antiveleno pure. Possiamo anche portarne 4. Ecco, devo comprarmi altre 2 frammenti runa ritorno. Così siamo a posto. Ok, così ho abbastanza spazio nell'inventario. Così ora salvo. Anzi, prima vado a comprare gli oggetti, salvo. E penso che stacco per un po'.